Amalfi in festa, prima per la ricorrenza del santo patrono, Sant'Andrea Apostolo, e poi per la nomina di un sacerdote del clero diocesano, Don Michele Fusco, a vescovo di Sulmona Valva. L'annuncio è stato dato in contemporanea anche nel Duomo di Amalfi, gremito di gente, dell'arcivescovo metropolita Orazio Soricelli nel corso della Santa Messa solenne del 30 novembre. Papa Francesco ha scelto un figlio della nostra terra per l'episcopato, ha esordito nel corso del suo discorso alla presenza dell'arcivescovo metropolita di Napoli, Crescenzio Sepe. Poi l'annuncio della nomina e l'applauso festante della folla assiepata in ogni angolo del Duomo. A quel punto il vescovo eletto ha preso la parola ringraziando i prelati vescovi, compreso il suo predecessore, Monsignor Angelo Spina, che ha guidato per 10 anni la chiesa di Sulmona Valva. Ancora una volta mi ritrovo a dire mio eccomi al Signore, ha concluso l'eletto Don Michele affidandosi a Sant'Andrea.